Siamo ormai a 10 giorni dalla riapertura dei ristoranti, anche se solo in modalità esterno e con il coprifuoco alle 22, in mezzo il ponte del 1° maggio. Siamo al Recchi Fish Restaurant per avere già un primo riscontro su questi primi 10 giorni di riapertura. Lo facciamo con il titolare Claudio Recchi e con lo chef Wilson Cecoria, sempre del Recchi Fish Restaurant. Claudio, come è andato questa prima fase, questi primi 10 giorni? Buongiorno a tutti. Allora, devo dire che è andata benissimo. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto dei numeri dopo quasi 80 giorni dalla chiusura e abbiamo lavorato tanto. La gente è venuta, ha corrisposto a tutte le chiusure che ci sono state, quindi stufi di poter stare a casa e voglia di poter uscire. Il tempo è stato buono, tranne qualche giorno, ma niente di particolare. Niente, Nicola, siamo soddisfatti di tutto questo. Che riscontro avete avuto proprio da parte dei clienti? Mi dicevi poco fa che si sentiva proprio il desiderio fortissimo di recuperare un po' di tempo perso, tra virgolette. Nicola, ti devo dire che la gente era stufa, ripeto, era contenta di uscire. Il giorno che ha piovuto, quelle poche gocce che ha fatto, la gente ha mangiato con l'ombrello, Nicola, pur di stare fuori, pur di respirare l'aria aperta, pur di avere la loro libertà. E sono stato soddisfatto, insomma, tantissimo. Ed è quello che ci auguriamo anche per tutte le attività del territorio locale. Con Wilson Cecoria invece, dando anche uno sguardo a quello che abbiamo qui davanti a loro, degli ottimi pescato locale. Dunque, Wilson, i clienti avevano veramente fame, se non sbaglio? Avevano veramente il bisogno di mangiare fuori, nel senso che di uscire, avere un po' di spensieratezza, e quindi automaticamente noi siamo riusciti a soddisfare, come ben vedete, con questo prodotto che noi proponiamo tutti i giorni e che abbiamo deciso con la famiglia Recchi di stare aperti 7 giorni su 7, visto che dopo 80 giorni di chiusura, così riusciremo anche a soddisfare tutti. Poi anche con queste restrizioni, come ci siamo adeguati noi, siamo ben soddisfatti, perché la nostra clientela è ampia e sta rispondendo bene. L'unica cosa, sperando che il tempo ci accompagni sempre. Beh, adesso pare che le previsioni per i prossimi diversi giorni sono clementi con questo territorio. Poi siamo in vista anche della tappa importante del Giro d'Italia, quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché i prossimi giorni, le prossime settimane siano veramente positive per tutti noi. E quindi sì, anche questa la tappa che ci sarà del Giro d'Italia, noi saremo sempre operativi, aspettando fino a un nuovo decreto che ci tolgono il coprifuoco, più che altro. E come vedi, Nicola, tutto questo ben di Dio. Io da 6 anni che sto con la famiglia Recchi, e quindi come mi sono fatto ben conoscere usando un prodotto ultra fresco, anzi vivo, e quindi automaticamente questa è una pubblicità fatta da sola. Allora, concludiamo questo spazio insieme a Claudio. Un pensiero lo rivolgiamo anche purtroppo alle tante attività di Termoli che non hanno a disposizione uno spazio esterno fantastico come quello che hai tu, sperando che a breve possano riprendere tutti quanti. Nicola, mi dispiace tanto, persone, ristoratori che non hanno potuto aprire per motivi di non avere questo spazio esterno, ma sono convinto che entro 10-15 giorni il problema sarà risolto, quindi ci sarà l'opportunità anche di poter mangiare nell'interno, quindi il sole uscirà per tutti ed è la cosa più bella. Un caloroso saluto a tutti i miei colleghi ristoratori e un grande pensiero alle persone che non ci sono più, Nicola, ti ripeto, che sono morte per Covid. Però ricordiamo anche, cosa molto importante,
che le previsioni, prima abbiamo parlato di previsioni meteo, ma guardiamo anche un po' le previsioni per la prossima imminente estate, parlano di una Termoli gettonatissima da parte di tanti turisti, per cui prepariamoci, come sappiamo fare noi, ad accoglierli e con l'ottimo cibo che abbiamo a disposizione e con l'ospitalità che contraddistingue Recchi Fish & Restaurant, ma comunque tutti i ristoranti della zona. Per cui prepariamoci alla grande per questa prossima estate. Sicuramente. Grazie, grazie a voi, e grazie buon lavoro. A te, Nicola.